Allora, le ragazze si laureano più dei ragazzi, sono brave a scuola, sono più brave, ma ancora oggi persistono alcuni gap importanti. Già nelle prove invalse c'è una differenza nel rendimento, soprattutto sulla matematica, ma è soprattutto nella scelta dei percorsi formativi, con la scuola secondaria di primo grado prima e poi per l'università, che si notano ancora delle grandi differenze. Ragazzi e ragazze scelgono percorsi formativi diversi, anche se niente ci dice che abbiano capacità diverse, non ce lo dicono gli studi scientifici e non ce lo dice nemmeno la storia, perché le ragazze sono state tra l'altro le donne le prime programmatrici, ad esempio, dei computer dell'ENIAC negli anni 50. Le ragazze non scelgono di fare professioni di cura perché sono più dotate naturalmente per la cura, e nemmeno i maschi sono più bravi con la tecnologia. È che si percepiscono così, e quindi è importante poter lavorare su questi temi. La scuola dovrebbe essere un po' il luogo in cui andare a capire perché succede questo, perché le ragazze scelgono percorsi formativi diversi dai ragazzi e come fare poi per agire, per cambiare questa situazione. Come INDIRE ci stiamo interrogando da tempo su questi temi. Pensiamo che l'azione da svolgere sia multipla. Da una parte serve uno sguardo di genere nella didattica, cioè serve che le e i docenti sappiano cogliere queste sfumature e sappiano capire che spesso dietro magari a una ragazza che ha difficoltà con la matematica non c'è una scarsa capacità, ma c'è un po' una paura di quella materia che per anni lei ha sentito come lontana da sé, perché magari fin da piccola è stata abituata a giocare con le bambole, è stata abituata, diciamo, quello che si dice, socializzata in un ruolo di genere particolare. Quindi fondamentale quindi l'intervento sulla didattica e sui docenti. Su questo abbiamo avuto in corso un progetto che ha riguardato inizialmente, almeno in questo momento, solo la Regione Toscana, ma un progetto importante di formazione online proprio per le docenti e docenti, realizzato appunto in collaborazione con la Regione, chiamato Part Time. Oltre a questo stiamo conducendo ricerche soprattutto su quello che riguarda la scuola in sé, perché non basta lavorare sulla didattica, ma la prospettiva di genere è qualcosa che deve avere a che fare con un po' tutta l'istituzione scuola, e quindi nel modo in cui la scuola comunica, nel come gestisce gli spazi, e soprattutto deve essere una presa di coscienza di tutta la scuola, anche e soprattutto il rapporto col territorio, perché anche in questo rapporto col territorio la scuola può sicuramente crescere. Su questo stiamo sperimentando, alcune scuole stanno sperimentando una carta della parità elaborata da Oxfam, che è una sorta di griglia di autovalutazione proprio sui temi della parità. Stiamo seguendo queste scuole che si autovalutano collegialmente, tra l'altro esperienze molto belle, perché le scuole riuniscono proprio tutto il proprio corpo docente e riflettono su questi temi. E da questa carta della parità, poi da questa valutazione, decideranno gli altri su cui intervenire. Il nostro auspicio, un po' quella direzione in cui vogliamo andare, come dire, è quella che il tema della parità diventi un elemento di autovalutazione che faccia parte anche dei documenti ufficiali della scuola.